Ma quando arriva a giocare, chi fa? Che fa? Gioca, gioca, chi fa? Si cassa via di carità, ti scaccia occhio e si ne va. Ma quando arriva a giocare, chi fa? Che fa? Gioca, gioca, chi fa? Si canta sta palla e si suona, chi piacere di mocca. Allora, mentre qui si cerca di impastare, o meglio, di mettere, di imbustare, ecco, come ci viene suggerito opportunamente, questi coriandoli, siamo qui proprio a documentare i preparativi del Carnevale Alcamese 2024 e salutiamo il presidente dell'Associazione Carnevale Alcamese, Vincenzo Baio. Buonasera. Buonasera a tutti. Con Cenzio Fascella, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, presidente, a che punto siete? Quasi in direzione d'arrivo, stiamo finendo, abbiamo gli ultimi preparativi da ultimare e poi ci manca soltanto di colorare. Dunque, appuntamento con prima sfilata, che sarà quando esattamente? La prima sfilata sarà il giorno 11, domenica febbraio, e la ripeteremo il 13 febbraio, martedì. Vi aspettiamo numerosi dalle 17, partenza dalla rotonda, ovvero piazza Vittime di Nasseria, procederemo per Viale Italia per continuare nel corso Sebrile, e la sfilata avrà la conclusione con un DJ e un vocalist in piazza Ciullo. Ma da quanto tempo state lavorando qui all'interno di questo magazzino che è stato concesso appunto da privati, mi sembra di poter dire? Allora, il magazzino è stato concesso dalla famiglia Spinelli, a cui va il nostro più grande ringraziamento, perché se non fosse stato per loro, diciamo, non si sarebbe potuto realizzare il carnevale quest'anno. E noi lavoriamo già da un mese e mezzo circa. Manca ormai un'ultima settimana, ce la faremo, come ogni volta si faranno nottate, però ce la faremo. Quanti carri allegorici vedremo sfilare quest'anno? Allora, i carri saranno 5, 3 più grandi e 2 un po' più piccoli. I temi sono uno pop art, un altro le maschere classiche di carnevale, poi ci sarà un carro su Barbie, un altro carro sulle carte da scopa e in più poi il carro, quello dell'associazione, che è il carro di Giucà. E questo, diciamo, stiamo cercando di riproporlo ogni anno, lo modifichiamo un poco, però ogni anno poi lo riproporremo diciamo, come maschera distintiva del carnevale di Alcamo. Bene, ovviamente che il meteo assista a queste sfilate. Certo, queste settimane la pioggia è venuta a mancare, però sarebbe opportuno che magari venisse prima che ci fossero questi eventi, che giustamente, essendo degli eventi all'aperto, anche con tanti bambini che hanno tanto bisogno di divertirsi, non dimentichiamolo. Speriamo, insomma, che ci sia un clima tutto sommato congeniale alle aspettative, che risponda alle aspettative. L'unica incognita è il tempo. Guardiamo ogni giorno le previsioni, speriamo che ci accompagni. Sappiamo che comunque voi siete persone che amano divertirsi anche in condizioni piuttosto proibitive, nel senso che vogliamo dire che voi fate di tutto sempre per organizzare al meglio questo tipo di manifestazione, e di conseguenza gli ostacoli sono sempre relativi. Il problema non è tanto per noi, ma per i bambini. Una manifestazione, diciamo, sotto la pioggia per i bambini non è proprio l'ideale. Poi vediamo, se proprio le condizioni del tempo non ce lo permettono, magari sposteremo di qualche giorno le sfilate, vediamo se è possibile, se sarà possibile. Va bene, comunque, chiuso questo discorso relativo alle condizioni meteo, io direi di focalizzare in ultimo l'attenzione anche sulla quantità di persone che in un mese e mezzo, come ci diceva il Presidente, effettivamente sono riuscite a ritagliarsi il tempo necessario per fare tutti questi preparativi. Qui c'è un lavoro artigianale e artistico non indifferente. Allora, a lavorare sono una settantina di persone. C'è chi ha più tempo libero, chi meno tempo libero, diciamo,
per la maggiore, diciamo, ci riuniamo qui la sera dalle 18.30 in poi, c'è che rimane fino a mezzanotte, e poi qualcuno che è più libero viene di giorno, e poi per poi sabato e domenica lavorare, diciamo, quasi tutte e due le giornate, dalla mattina alla sera, sabato e domenica. Ok, allora vi lascio proseguire, vediamo qui ancora che siete alle prese con questi coriandoli che sono l'elemento distintivo, peculiare, caratteristico del carnevale, vero? Assolutamente sì, noi speriamo di riuscire a portare tanta allegria alla città di Alcamo, alla comunità di Alcamo e non solo, quindi anche tutti gli ospiti che verranno a trovarci, perché poi il carnevale è quello, spensieratezza e voglia di divertirsi. Purtroppo i problemi ce li abbiamo tutti, però ogni tanto è giusto anche divertirsi. Grazie. Bene, allora buon proseguimento a voi. Certamente non faccio vedere per intero ciò che si sta preparando, perché l'effetto sorpresa deve essere ovviamente garantito in occasione già della prima sfilata, e dunque buon proseguimento e buon carnevale. Vogliamo invitare pure comunque la cittadinanza a partecipare sabato 10 per i bambini col carnevale in piazza, per i più piccoli con la frappè animazione che effettuerà degli spettacoli, e ci saranno delle mascotte a lietare proprio i più piccoli, e poi lunedì 12 che ci sarà una serata con un format di Radio Time che vi consiglio di venire a divertirvi, perché sono veramente forti. Grazie. Ok, però un attimo, sembrava che stessimo per concludere, era soltanto uno scherzo, effettivamente siamo in tema. Prima di concludere vogliamo puntualizzare, salutando anche la signora che è qui con noi, Valentina Pirrone, che è la vicepresidente dell'Associazione del Carnevale Alcamese, nonché anche tesoriere, quindi ha una valenza rilevante, e la capogruppo del carro di Allerchino. Diciamo ha parecchi compiti molto importanti, è piena di cariche. Come sta andando? Piena di carica e piena di cariche? Sì, diciamo che quest'anno ho molti più compiti rispettivamente al semplice capogruppo del carro. Gli impegni sono tanti, però stiamo portando avanti questo progetto con tanta volontà e tanta pazienza e amore in quello che facciamo. Dunque, vediamo che c'è anche un momento dedicato a dei bambini, giovani, autistici. Assolutamente, oggi pomeriggio abbiamo avuto ospiti proprio all'insegna dell'inclusione, abbiamo avuto ospite l'associazione Autos, sono venuti dei ragazzi che sono meno fortunati di noi, abbiamo fatto la cartapesta assieme, abbiamo giocato facendo la colla e mischiando la colla così come la facciamo noi con la farina, ed è stato bellissimo vederli contenti e felici. Per noi è stato poco, ma magari per loro sarà tantissimo, anche se noi siamo orgogliosi di quello che è stato fatto, perché è stato un momento di inclusione secondo noi fantastico. Grazie. Ci sono altre associazioni che volete citare nel frattempo che vi stanno collaborando? Ma diciamo che altre associazioni che sono accanto a noi sotto questo punto di vista ci sono, però al momento è meglio non citarle. Grazie. Va bene, comunque ci saranno momenti opportuni per essere più esaustivi con le informazioni da dare, e quindi per il momento concludiamo davvero. Scusate l'abbigliamento ovviamente, ma siamo in un momento di lavorazione, quindi grazie. Si comprende. Grazie mille, grazie. Buona serata, buon proseguimento.